Hai custodito per millenni la tua storia, imponente, incredibile, importante. E sei rinata come l'alba, che giorno dopo giorno illumina i tesori emersi dalla terra per trovare nuova forza e nuova vita negli occhi di chi, con meraviglia, ammira le tue bellezze antiche. Il Parco Archeologico di Ponte Cagnano testimonia un percorso nel tempo di circa 1000 anni della presenza attiva dell'uomo nella Piana del Sele, tra il mare e le colline ai piedi dei Monti Picentini. Esso ci rivela l'apertura del territorio agli influssi delle altre civiltà, tanto da divenire il più grande e splendido emporio del Meridione, un'aristocratica città dei principi e una civiltà elegante e raffinata. Civiltà che è riuscita a capire l'importanza dell'elemento vitale che il territorio offriva, una sorgente di acqua pura che sgorga da 7 punti ravvicinati ma diversi. 7 bocche è il nome di questa sorgente magica, sconosciuta e da molti dimenticata. Una leggenda racconta che da ogni bocca l'acqua esca con un sapore diverso. Che sia vero o no, molti si recano alla sorgente spinti dalla curiosità e pare che nascano nuovi amori. Il Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano rivela a noi, uomini moderni, una semplice verità, che è proprio ai confini, nell'incontro e nella condivisione delle diversità, che si trova la chiave del progresso e dell'arricchimento dei valori dell'uomo. All'interno del Museo Nazionale sono esposti i materiali archeologici rinvenuti nell'Agro Picentino. Il nucleo più consistente è rappresentato dai reperti provenienti dalle oltre 9.000 sepolture scavate nelle necropoli di Ponte Cagnano negli ultimi 50 anni. Sono esposti i ricchi corredi funerari dell'età del ferro e dell'età orientalizzante, con oggetti sia di produzione locale che di importazione, i quali documentano la funzione di emporio svolta nel corso del tempo dal centro etrusco campano. Il complesso ex tabacchificio Centola è un'ulteriore testimonianza della capacità di questa gente di cogliere il soffio di una società in trasformazione, in movimento. Dalla morte e dalla rinascita dalle sue ceneri e dai suoi resti, si rinnova continuamente, pur conservando ciò che di prezioso e vitale ha creato dentro di sé. Edifici pubblici, luoghi per il tempo libero, spazi aperti, percorsi e luoghi di incontro e di cultura, piazze in cui potersi incontrare e raccontarsi. Luoghi della memoria, pietre che parlano del lavoro dell'uomo, pietre che vengono recuperate dal passato per edificare il sogno del futuro. Hai custodito per millenni la tua storia, imponente, incredibile, importante. E sei rinata come l'alba, che giorno dopo giorno illumina i tesori emersi dalla terra per trovare nuova forza e nuova vita negli occhi di chi, con meraviglia, ammira le tue bellezze antiche. E nuova forza e nuova vita dai a chi del tuo passato si alimenta nel presente e nelle tue braccia sogna il suo futuro.